Diciamo che quello è la sua caratteristica, un po' c'è un'ispirazione anche cinematografica, se vogliamo, no? Quattro storie, quattro testimonianze di un unico avvenimento, che poi l'avvenimento Tognazzi è complesso, non è un avvenimento così proprio, non è solo un fatto, sono tanti fatti, e ne escono quattro personaggi diversi. In realtà poi anche rileggendo, vero fino a un certo punto, nel senso che ci sono tantissimi punti di contatto, nonostante siano state queste quattro padri veramente molto diversi, se non altro per l'epoca, cioè io sono il più vecchio, io sono diventato coetaneo di mio padre, sono stato il primo a farlo, ma per quella forma di imbarazzo che i giovani essere alla parte di papà, diciamo. E poi Thomas, che praticamente non l'ha conosciuto mai, perché Thomas è stato a casa nostra, aveva 8 anni, 9 Il figlio del anni, nord, lo chiamano. il figlio del nord, è arrivato a 9 anni ed è stato, senta, io sapevo chi fosse, ma Gianmarco non sapeva chi fosse, ma il suo nemmeno, il suo era hanno portato, cioè, portato un amichetto con cui giocare, sta qui qualche giorno con noi. E dopo un paio d'ore che giocavano, e Thomas, dopo un po', mi ha chiamato pratico e dice: mamma, mamma, guarda, guarda, non sembriamo proprio due fratelli. E la madre si è messa mi ha tolto l'imbarazzo di dare questa notizia. Io l'imbarazzo a me. Era già passato, nel senso io l'avevo letto su una novella del 2000 dell'epoca, quindi insomma, diciamo, C'è poco da nascondere. c'era poco da nascondere. E comunque, ecco, un figlio norvegese, un figlio del nord, che vive nella periferia di Oslo, in una piccola casetta in Canada, e arriva a Torvaiani, che è in mezzo all'estate, e racconta questo suo racconta che quando arrivava un po' di tutto, ma lui non conosceva, non sapeva bene chi fosse. Un giorno ci è arrivato uno, dice: oggi viene a mangiare, viene a pranzo Bertolucci. E Thomas era tutto eccitato, dice: cazzo, arriva Bertolucci, il tennista. Era molto Comunque, vi emozionato. devo assicurare che il libro è molto divertente, è anche tanto malinconico, ma molto divertente. Comunque, insomma, lui era molto emozionato. Per cui è rimasto deluso quando ha capito che era Bertolucci. Poi, quando si è messo a fare il cinema, invece ha fatto un passo indietro e cita più volte Bertolucci nel suo capitolo come regista che forse più è stato capace di cogliere la verità dentro l'attore Tognazzi. E poi c'è Maria Sole, la bambina, con un rapporto timido, infantile, che non mangiava quasi niente, Ugo faceva da mangiare per comunicare. Aveva sostituito il teatro con la cucina e quindi piaceva sedurre con la cucina, faceva mangiare per le sue donne, per i suoi amici, ci teneva tantissimo. E Maria Sole era magrolina, non gli fregava niente, era silente. Ugo era timido, poi era una persona anche impacciata, non si dice e per cui insomma, questo rapporto di distanza. Poi, un rapporto che poi invece Maria Sole appunto ha ricostruito, ha fatto nascere. Cioè, in realtà Maria Sole ha partorito mio padre quando lui è morto e quando 10 anni fa ha fatto un bellissimo documentario, come questo è bello, che stasera, il mio. Se non La altro, voglia, la vogliamo di vivere, si chiama. Diciamo. il mio si chiamava Voglio matta di vivere, il suo si chiama mio padre. No, bellissimo, sono molto diversi perché sono fatti. Però sai, lo stesso materiale, lo stesso uomo, è un po' come il libro suo che per certi versi somiglia tantissimo al libro nostro, ci sono un sacco di aneddoti, lei ha avuto la capacità di ricostruire una carriera in modo così metodico, così preciso, comunque non è che si è dimenticato quasi nulla.
uno sketch del corpo il mondo di Anello, cioè proprio tutto sei riuscito a raccontare, e in più hai le testimonianze delle persone che hanno lavorato con lui, che è un po' quello che ho rifatto anch'io, e quello che ha fatto anche Maria Sole. Maria Sole aveva in vita Bernardo Bertolucci, con cui è riuscito a parlare, aveva in vita Michele Piccolino, con cui è riuscito a parlare, aveva in vita un sacco di persone che io avrei voluto coinvolgere, avrei coinvolto, e volevo rubargli la roba. Poi ho detto, no, è giusto così, è arrivata prima lei, io mi arrangerò con quello che ho, e così mi costringerà, diciamo così, ad attraversare, andare verso altre cose. E così è andata, e poi mi sono dimenticato